Grazie. Ina Dimgini, Livorno a misura. Il porto è uno dei fattori centrali più importanti insieme ad altre tematiche che però si permea su un concetto base, il lavoro e lo sviluppo economico. Noi oggi facciamo un po' anche i conti con la realtà, 55.000 persone, quindi crocieristi in più, 91 milioni quasi è il budget delle nuove infrastrutture e una durata concessoria del contratto di 30 anni. E allora bene, su questo bisogna realizzare una fase di progettualità, andare sul concreto e iniziare già, come noi proponiamo, a pensare a un piano regolatore che lavora sulla diversificazione per settori merceologici, perché questo già realizza diciamo un venir meno delle difficoltà anche che si sono realizzate sul piano della concorrenza, favorire quindi un rilancio del porto a livello europeo, perché può benissimo competere, e pensare a un porto come a un porto di crociera, perché questo significa rilanciare il turismo sul territorio, che è elemento indispensabile per l'economia sociale del tessuto urbano. Può concludere, ancora 10 secondi a disposizione, a posto così. Grazie. Benissimo, allora azzeriamo di nuovo il nostro tempo. Abbiamo parlato anche di traffico passeggeri, effettivamente in crescita il settore delle crociere con 786.000 passeggeri nel 2018 sul 2017, segnando un più 12,5%, e quello dei traghetti. 2,65 milioni di passeggeri, che significa, Dimgini, riparto da lei, il più 5,3%. Dunque, merci molto bene, passeggeri e crociere anche. E allora la domanda, la prossima domanda, che vale ovviamente per tutti gli ospiti di questa sera. Io ricordo che Marco Brusati, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo, e Caterina e Carina Vitulano, Livorno in Comune, non sono potuti essere con noi. La prossima domanda, dicevo, riguarda proprio la trasformazione, se credete che la cosa possa portare in qualche modo supporto e aiuto alla città di Livorno in una città dedita al turismo. E quindi parliamo anche di turismo e infrastrutture commerciali ricettive. Dimgini. Indubbiamente, questo è uno dei settori più importanti, se si considera però che il dato che veniva poc'anzi citato e che poi a Livorno chiaramente si struttura in moltissime attività, deve essere però parallelamente accompagnato da dei pacchetti e da dei sistemi integrati affinché il turista venga a Livorno, sì, però in qualche modo si fermi e possa utilizzare e usufruire di tutti quelli che sono i servizi. Si fa pensando, noi abbiamo individuato delle aree di intervento che sono dapprima il commercio, quindi la valorizzazione, e anche poter incentivare fiscalmente tutti quegli esercizi commerciali che si rendono appetibili sul mercato. Il tempo è maturo per farlo, perché d'altronde per maturare anche dinamiche diciamo di economia bisogna favorire questo strumento, e pensare ovviamente a un sistema culturale che sia cucito a misura su quello che è il cittadino livornese e non, ma anche sul turista. Questo significa che fermarsi a Livorno non deve essere diciamo una Livorno semplicemente da vedere, ma una Livorno da visitare tramite musei, biblioteche, servizi e quant'altro. Grazie a Dimgini, ricordo Livorno a misura. Marti, ci torniamo magari dopo. Ina Dimgini, Livorno a misura. Noi partiamo da un punto chiaro, il che significa che ottimizzare la viabilità non significa né deve essere mettere la mano in tasca al cittadino livornese, ma significa puntare su due concetti chiave, la salute e la sicurezza delle nostre strade, delle nostre piazze, della nostra mobilità. Attuare il PUMS, il piano unico della mobilità sostenibile che non c'è, significa avere una idea di riqualificazione dell'intero tessuto urbano, significa laddove è possibile introdurre parcheggi anche gratis la prima ora con una adozione graduale di tariffe successive, e significa soprattutto cosa? Avere un'idea progettuale chiara che sia la sintesi anche di quelle che sono le osservazioni dei cittadini e delle associazioni di categoria che sul punto si sono espresse da anni. Grazie. E allora Ina Dimgini, stessa domanda. Sì, basta parlare. Ricordo Livorno a misura. Sì,
Basta parlare anche con l'azienda municipalizzata, io ho avuto il piacere di farlo lo scorso 9 maggio per capire che la realtà dei numeri e anche della strategia utilizzata, diciamo, presenta delle pecche. Il limite del 65% è un limite di legge, quindi significa che noi dobbiamo fare l'esercizio di capire cosa di più paga l'utente, il cittadino, per questo servizio che ovviamente non è ottimale. Ambiente e rifiuti non possono essere separati e il problema dei rifiuti non può certo essere affrontato pensando che Livorno sia capace di bruciare quasi, insomma, i rifiuti di mezza Toscana, perché questo è un altro dato molto importante. Iniziamo a pensare dunque a piani industriali che facciano anche affronto con soluzioni di riciclo e di riutilizzo che esistono e che funzionano, e soprattutto ritorniamo fermi sulla terra, perché l'ipotesi dell'inceneritore, che è molto, diciamo, difficile nell'attuazione, significa anche tutelare altresì la salute pubblica, l'ambiente, ma tutelare anche i posti di lavoro. Quindi su questo bisogna essere molto perseveranti, adottare la progettualità del futuro e guardare al bisogno ovviamente di chi lavora. Presenta Livorno a misura, prego. Sì. Lavorare sui quartieri significa lavorare sul recupero della coesione sociale che in questi anni si è persa e che non deve guardare solo al centro ma anche a quelle che sono le periferie. Riappropriarsi quindi del concetto di raggiungere anche ciò che sembra a noi lontano, perché è fonte di microprogettualità, e su questo bisogna intensamente predisporre piani di decoro urbano, di sicurezze sociali e ovviamente di sicurezze anche ovviamente del territorio, affinché da questo punto di vista famiglie, anziani, chiunque può accedere e sentirsi libero di poter vivere liberamente il proprio quartiere. I vigili di prossimità o quelli che sono i fasci dittatori che noi abbiamo individuato all'interno di questo programma consentono anche di avere un corpo intermedio che poi realizza quel controllo simultaneo tra tutte le forze dell'ordine. Grazie, Sedimgini. È una sollecitazione, diciamo, generale più che, insomma, un'osservazione al singolo, anche perché chi ci ascolta poi sono cittadini, e sono gli stessi cittadini che basta che vadano in piazza Garibaldi superate le ore 21 per capire come, ahimè, purtroppo il fenomeno che veniva citato non è limitato, anzi prosegue. Quindi questo è un dato allarmante. Così come, ripartendo dalla domanda di prima, cosa faresti per i quartieri, un intervento spot, che sia quello regionale, che sia nazionale, senza essere strutturato sul territorio, va a magari a durare 6 mesi, però poi non ha le gambe autonome. L'occupazione abusiva, attenzione, l'occupazione abusiva di per sé è illegale, e quindi su questo concetto bisogna benissimo dire cosa effettivamente l'amministrazione comunale deve evitare. È molto curioso e sarà curioso vedere se ci sono alcuni casi sociali dove saranno collocati, terminati diciamo, i periodi dell'albergazione, e noi come Livorno a misura, dopo l'operazione del picchetto, che non è dell'amministrazione ma è delle forze dell'ordine, ci auspichiamo che domani mattina stesso, come abbiamo detto a seguito di questo sgombero, vengano sgomberati tutti gli altri palazzi occupati. E Cannito, Ina Dimgini, Livorno a misura, 20 secondi. La nostra città ha bisogno di un progetto, e per fare questo progetto serve serietà, capacità, determinazione, ma soprattutto serve equilibrio, grande saggezza e riportare al centro il cittadino e le dinamiche che muovono il nostro territorio. Il lavoro è progetto, e soprattutto chi è in grado di idearne la strutturazione è colui che, insomma, merita di guidare questa città. Grazie davvero anche a Nina Dimgini, un grande ringraziamento a tutti.